80 sedute d'aula per 273 ore di lavoro e 148 riunioni delle 6 commissioni. Sono i dati salienti dell'attività del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2016, enunciate oggi nel corso della conferenza stampa di fine anno dal Presidente Franco Jacob, che ha parlato di attività in linea con gli anni precedenti. Il Consiglio è impegnato e lavora in modo importante, rispettando tempi e scadenze del governo regionale, senza tuttavia mancare di presentare proprie iniziative legislative. Il Presidente si è quindi soffermato sul bilancio dell'ente, viene confermato e anzi riporta qualche euro in meno alla voce uscite. Le spese per i vitalizi, soppressi dalla legislazione attuale, sono destinate a ridursi col tempo, mentre il Consiglio ha ridotto negli anni passati le spese dei gruppi regionali da 2 milioni a 300 mila euro. Jacob ha quindi sottolineato il percorso di riorganizzazione delle strutture del Consiglio a Udine, che utilizzeranno un solo edificio di proprietà, riunendo quindi uffici prima dislocati in vari stabili. L'ultimo passaggio di Jacob è stato sull'atteggiamento delle opposizioni in aula. Il confronto è stato anche aspro, ma corretto e senza mai ostacoli al lavoro del Consiglio, con blocchi pretestuosi ingiustificati proprio del puro ostruzionismo. Le scelte si compongono ovviamente fra una maggioranza e una minoranza, ma sempre nel confronto reciproco. Posso dire, ha concluso Jacob, di non presiedere un'aula indisciplinata.